qui una marea di cose con i fogli. Eccoci. Non era ancor di là l'esso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da un sentiero era segnato. Non fronda verde ma di color fosco, non rami schietti ma nodosi involti, non pomi vera ma stecchi contosco. Non ansi aspri sterpi né sifolti quelle fiere selvagge che in ovio hanno, tra ceci nel corneto, i luoghi colti. Quivi le brutte arpie l'ornivi fanno, che cacciar dalle strofa dei troiani, con tristo annunzio di futuro danno. Ali annolate con gli visi umani, e con artiglie pennute il gran ventre, fanno lamenti sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entri, sappi che sei nel secondo girone, mi comincio a dire, sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione. Però, riguarda bene, si vederai cose che torri in fede al mio sermone. Io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credi io che credette che io credesse che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier fai, si faranno tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicello da un gran pruno, e il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dire: Perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fummo, or siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia, dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via. Sì, dalla scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere, stetti come l'uomo che teme. Se gli avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima, non avrebbe in te la man distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurla ad ovra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sicché invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornavi lecce. E il tronco, sì col dolce dir m'adeschi, ch'io non posso tacere, e voi non gravi per chi un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi serrando e diserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogni uom tolsi, fede portai al glorioso offizio, tanto chi mi perdei i sonni e polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi tutti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi augusto, e lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi, da che si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda al tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia, io non potrei, tanta pietà m'accorre. Perciò ricominciò, se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia, di dirne come l'anima si lega in questi occhi, e dinne se tu puoi, s'alcuna mai di tai membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento, tutto in tal voce.
Brievemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo nella stessa se disvelta, Minos la manda alla settima foce, cade in la selva e non le parte scelta. Ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come gran spelta. Sorge in vermena in pianta silvestra, l'arpie facendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però che alcuna sen rivesta, che non è giusto averci appon si toglie. Qui le trascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similmente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, o delle bestie le frasche stormire. Ed ecco due dalla sinistra costa nubi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompieno i rosta. Quel dinanzi, ora accorri, accorri, morte! E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: Lano, se non furo sì accorte le gambe tue alle giostre dal tocco, e poi che forse li fallì alla lena, di sé d'un cespuglio fece un groppo. Dirietro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti, come veltri che uscissero di catena. In quel che si appiattò misero i denti, e quelli laceraro a brano a brano, poi sem portar quelle membra dolenti. Presemi allora la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. O Jacopo, dicea da Sant'Andrea, che t'è giovato di me fare schermo? Che colpo io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo, disse: Chi fosti, che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi: O anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, dalle mie fronde sì da me disgiunte, raccoglieteli al piede del tristo cesto, i fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarono sovra la cener che Dattila rimase, avrebbero fatto lavorare in Darno. Io fei divetto a me delle mie case. Allora, scusatemi che mi sono dimenticata di azzittire il telefono e vorrei vedere un attimo perché vedo che ci sono delle cose sulla chat. Allora, qualcuno mi dice che mi vede con lo schermo piccolo, questo non dipende da me. Voi in alto sulla destra avete le possibilità di configurare il vostro schermo, eh? Quindi non c'entra con quello che facciamo noi da qui. Bene, allora, vi ricordate che nell'episodio che abbiamo letto giovedì scorso, quello dei centauri, Dante era stato portato appunto da Nesso, il centauro, questo che era diventato così socievole e ragionevole, fino all'altra riva di questo fiume di sangue bollente dentro il quale sono puniti i violenti contro il prossimo. E quindi si apre questo canto. Quando Dante si trova appunto ormai dall'altra parte. Vi ricordate che Virgilio, il cui discorso è riferito da Dante nel canto undicesimo, aveva spiegato che il settimo cerchio, quello destinato a punire i violenti, era suddiviso in tre gironi a seconda dell'oggetto contro il quale questi peccatori fecero violenza. Quindi possiamo capire che ormai ci troviamo davanti ad altri peccatori, sempre di violenza.
Quindi il canto si apre unico in tutta la Divina Commedia con una negazione, con un non. Effettivamente è un tratto di tutta questa prima parte dell'episodio dove la negazione, la negatività è più presente che in nessun altro posto del poema. Adesso vedremo quanti non che ci sono nella terzina successiva. Non era ancor di l'anesso arrivato, quindi non era ancora arrivato il centauro dall'altra parte del fiume di sangue, quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Quando noi entrammo, io e Virgilio, chiaramente, dice Dante, dentro un bosco che non era segnato da nessuna strada, da nessun sentiero. Allora, scusate ragazzi, io le chat che inviate, sapete che farò come sto facendo ultimamente, una pausa, così rispondo lì. Anzi, se potete magari farvi qualche appunto voi e inviare tutti i dubbi in quel momento, per me sarebbe più calmo, perché io quando vedo un messaggio sulla chat interrompo la lettura perché forse penso che c'è qualche problema di connessione, e quindi se inviate tutto quando facciamo la pausa per me è meglio, grazie. Allora, dice Dante che lui e Virgilio, prima ancora che il centauro fosse arrivato dalla sua parte, diciamo, del fiume di sangue bollente, erano dentro un bosco, e un bosco che non ha nessun sentiero dentro. Questo fatto, che insomma si esplicita al terzo verso, è stato tradizionalmente associato con lo stato d'animo dei suicidi, che sono appunto quelli che sono puniti in questo secondo girone del settimo cerchio, coloro che fecero, come spiegò Virgilio, violenza contro se stessi nella propria persona. Il fatto di non trovare un'altra strada sembrerebbe di essere richieggiato da questa caratteristica del bosco. E intanto è interessante osservare che per la sola volta nell'inferno Dante si trova davanti a un paesaggio che chiaramente gli ricorda la sua selva oscura, che, come abbiamo detto quando abbiamo letto il primo canto, non è altro che un bosco, appunto. E questo probabilmente giustificherà lo stato d'animo di Dante in questo episodio, che sarà particolarmente sconvolto da ciò che vede. E al verso 4 comincia la descrizione di questo bosco, che si fa tutto per opposizione a quello che sono invece i boschi vitali. E quindi si definisce questo bosco per negatività attraverso un'anafora che occupa i versi successivi, i quattro versi che seguono, che iniziano tutti questi con non. Non fronda verde, ma di color fosco. Quindi un bosco che non aveva il colore tipico della vita degli alberi, cioè il verde delle foglie, ma di color scuro. Non rami schietti, ma nodosi, involti, cioè non rami dritti, lisci, ma pieni di nodi e contorti. Anche questa caratteristica degli alberi di questo bosco sembrano indicare la psiche contorta di coloro che si tolgono la vita e che verranno chiaramente esemplificati dal personaggio principale dell'episodio, Pier della Vigna. Scusate che per favore, ecco, se qualcuno ha il microfono aperto, grazie. Allora, non rami schietti ma nodosi involti, poi vedremo che appunto il discorso di Pier della Vigna, che non a caso ha un nome anche lui di albero, è anch'esso contorto. Non pomi veran, ma stecchi con tosco, cioè non c'erano frutti, ma rami avvelenati con veleno. Quindi tutto il contrario di un bosco che può dare piacere. E al verso 7
Dante fa come al solito un paragone tra questo paesaggio infernale e il paesaggio della Maremma Toscana, un posto particolarmente inospito, quello che oggi chiamiamo la Tarquinia. Non ansi aspri sterpine, si folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Cioè, nemmeno diciamo, i luoghi selvaggi che preferiscono i cinghiali, le fiere selvagge, che di solito fuggono da ogni luogo coltivato, i luoghi colti del verso nono, non so, i luoghi che preferiscono queste bestie non hanno così sterpi così aspri, cioè arbuscelli così insomma ristidi, come quelli che cercano le fiere selvagge che abitano la Maremma Toscana, indicata attraverso i due fiumi Cecina e Corneto, che sono al suo limite nord e sud, che odiano i luoghi coltivati, quindi un luogo particolarmente aspro e ostile, che supera anche i luoghi dell'Italia noti al lettore. Scusate, devo chiudere la chat, ogni volta. Allora, al verso decimo, un'altra caratteristica di questo bosco. Quivi le brutte arpie, l'orni di fanno, che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Cioè lì, così come prima diceva che non c'è verde, che non ci sono frutti, che non ci sono ramischietti, adesso dice che sottinteso che invece di uccellini, che è quello che di solito è in mezzo agli alberi dei boschi, in questo caso ci sono le brutte arpie, questi esseri che hanno il corpo di uccello e il viso da vergini umane, qui nominate, ricordate, dall'episodio virgiliano di quando Enea e i suoi compagni nelle isole Strofadi, mentre mangiavano queste brutte arpie, hanno sporcato, ingrattato con i loro escrementi il cibo che loro mangiavano, e Celeno, appunto, una delle arpie, ha fatto profezie a loro di futuri danni, cioè di tutte le difficoltà che avrebbero avuto in seguito nel loro viaggio e della fame che avrebbero dovuto subire. Quindi lì in quel bosco ci sono le brutte arpie che più avanti nell'episodio si capirà che funzione svolgono. Al verso 13 la descrizione delle brutte arpie: ali annolate, colli e visi umani, cioè hanno ali larghe, e colli e visi, no? Facce umane, pie con artigli e pennuto il gran ventre da animale, fanno lamenti sugli alberi strani, cioè si lamentano anziché cantare come cantano gli uccellini nel bosco, le arpie si lamentano sui rami di questi alberi detti strani, quasi insomma anticipando la condizione davvero nuovissima e inverosimile di questi alberi che sapremo tra un po'. Allora, al verso 16, Virgilio, che evidentemente è consapevole dello stato d'animo di Dante, esplicitamente si riferisce a questo luogo in un modo particolarmente didattico, quasi per rasserenare Dante, facendogli chiarire, rendendogli chiaro in che cosa consiste questo paesaggio. Quindi al verso 16: il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi comincio a dire,
e sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione. Cioè, prima che tu entri ancora, ti inoltri nella selva, e sappi che sei nel secondo girone, ovviamente del settimo cerchio, e lo sarai finché tu non verrai nell'orribile sabbione. Quindi si sta chiarendo che il terzo girone, quello, vi ricordate che da quel che ha spiegato Virgilio, è abitato dai violenti contro Dio, che è l'ultima categoria di questo settimo cerchio che non si è ancora visitato, è un orribile posto pieno di sabbia, va bene? E quindi Virgilio ha delimitato la selva di questi violenti contro se stessi. E al verso 20, è sempre Virgilio che parla, però riguarda ben, si vederai cose che torrien fede al mio sermone. Cioè, perciò guarda con attenzione, già che vedrai cose che toglierebbero credibilità al mio discorso. Quindi anche qua, in un unicum nel poema, Virgilio, diciamo, non spende parole nel descrivere la condizione di questi dannati, annunciando che le cose che succedono in questo posto dell'inferno sarebbero inverosimili, e quindi preferisce che Dante sperimenti il contatto con questo posto dell'inferno da sé. Perciò gli dice: tu guarda bene, così vedrai cose che se io te le racconto non ci crederesti. Quindi si sta annunciando, insomma, attraverso le parole di Virgilio, un fatto eccezionale, mai visto prima nemmeno nel tratto dell'inferno che abbiamo già percorso. E quindi Dante fa attenzione, e adesso il Dante scrittore al verso 22 descrive, come fa tante volte, l'impressione uditiva che deriva dalla sua percezione. Io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Allora io sentivo che da ogni parte del bosco provenivano dei lamenti, ma non vedevo nessuno che facesse questi lamenti, per cui tutto smarrito, cioè perso, senza capire che succedeva, mi arrestai, mi fermai e smisi di camminare. Ecco, questo verbo smarrito, questo, diciamo, participio smarrito, chiaramente ricorda il primo canto dell'inferno, che la dritta via era smarrita, il che in mezzo, come vi dicevo, a una nuova selva nel poema, ha fatto ipotizzare a diversi studiosi che probabilmente Dante, diciamo, attribuendo ai suicidi una nuova selva e ricordando attraverso diverse spie lessicali, come smarrito e più altre parole che compaiono sia nel primo canto che in questo, ha voluto suggerire che anche lui, nel momento di crisi simboleggiato dalla selva oscura, era stato tentato dall'idea di togliersi la vita. E questo in qualche modo aiuterebbe anche a giustificare questo stato d'animo unico che più tardi gli impedirà di parlare, per cui chiederà a Virgilio di continuare a parlare lui con il dannato che si presenta tra qualche verso. Allora, al verso 25, il Dante scrittore, con uno stile che non gli è proprio, ma che sembra di essersi contagiato dallo stile del protagonista di questo canto, attribuisce a Virgilio un'ipotesi sulla propria ipotesi di allora. Credio che i credette, che io credesse, che tante voci uscissero tra quei bronchi, da gente che per noi si nascondesse. Cioè, dice il Dante poeta, io credo ora, mentre scrivo, che Virgilio credeva, quando eravamo lì, che io credevo,
che tutte queste voci che se si sentivano e di cui non si vedeva nessuno che li facesse, che tra quei bronchi, cioè tra quegli alberi, provenissero da gente che si nascondesse da noi, dietro gli alberi. Quindi non sapremo mai che cosa credeva Dante, eh? E nemmeno sapremo mai con certezza che cosa credeva Virgilio che credeva Dante, ma Dante crede, mentre scrive, che Virgilio aveva avuto quest'idea sull'idea che lui ne aveva. Credo, voi che state leggendo tutto il poema, sarete d'accordo con me che questo non è lo stile tipico di Dante. Questo verso così contorto, come vedremo, sembra provenire appunto dall'impressione che ancora nel momento della scrittura, tanti anni dopo, lasciò in lui il dialogo con Pier della Vigna, che effettivamente anche lui costruisce le frasi in un modo analogo. Allora, al verso 28, però disse il maestro, perciò, cioè perché, secondo crede Dante, Virgilio pensa che Dante creda che dietro gli alberi ci sono i dannati che emettono questi lamenti. E allora Virgilio, invece di spiegare a Dante quello che sta veramente accadendo, e questo fatto è appunto giustificato dalle parole di Virgilio precedenti, cioè qui esistono delle cose che toglierebbero fede, cioè verosimiglianza al mio discorso, invita Dante a fare una cosa affinché lui veda qual è la vera situazione del bosco, verso 28. Se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier ch'hai si faranno tutti monchi. Allora, se tu rompi, se tu spezzi qualche piccola rama di una di queste piante, dice Virgilio a Dante, i pensieri che hai, che forse sono che Dante crede che ci siano i dannati nascosti tra gli alberi, si faranno tutti monchi, quindi perderanno una parte, cioè vedrai che non sono veri i tuoi pensieri, insomma, si spezzeranno come le piante. Bene? Allora Dante, dando retta al maestro, al verso 31, allora porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno. Allora Dante dolcemente, no? Mette la mano avanti e coglie, dico dolcemente perché non spezza, coglie come se fosse un fiore, un ramicello da un gran pruno, quindi prende, no? Un pezzetto da un albero, pruno qua probabilmente più che l'albero fruttale, insomma, della prugna, sta a indicare in genere gli alberi, come Dante usa la parola anche altrove. E qui succede una cosa appunto sconvolgente, al verso 33, e il tronco suo gridò: «Perché mi schiante?» Allora, il tronco attraverso questa ferita, diciamo, che Dante gli ha involontariamente inflitto, gridò: «Perché mi ferisci?» Da fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dire, cioè dopo essersi abbrunito, insomma, essersi fatto del colore del sangue, riprese a dire: «Perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi.» Allora il tronco, cui è stato levato il ramo, comincia a tingersi di sangue. E comincia e continua a parlare: «Perché mi laceri? Non hai alcuna pietà nel tuo spirito? Siamo stati uomini e ora siamo diventati piante. La tua mano dovrebbe essere ancora più pietosa,
anche se noi fossimo state anime dei serpenti. Quindi la cosa inverosimile che Virgilio non aveva detto a Dante era che non è che i lamenti che loro stavano sentendo provenissero da anime che erano nascoste tra gli alberi, bensì da anime che sono dentro gli alberi. Cioè, per la prima volta nel libro, le anime non hanno un corpo antropomorfico, insomma, quindi corpi umani apparenti, bensì corpi di alberi. E quindi Dante, rompendo un ramicello da quest'albero, ferì il corpo di un'anima che sente dolore e che sanguina addirittura. E quindi, come si saprà più avanti, solo insomma 50 versi più avanti, in realtà queste anime non possono parlare se non vengono appunto ferite. Perciò Virgilio, nonostante dia questa scusa, che la cosa era incredibile, inverosimile, perciò lui non gliel'aveva raccontato, in realtà lui spinge Dante a far questo perché lui, per provvidenza divina, deve parlare con queste anime. E le anime non possono parlare se non è attraverso delle ferite, che in genere, come vedremo più avanti, vengono inflitte loro dalle arpie e che eccezionalmente nel viaggio di Dante è Dante stesso a far parlare un'anima rompendo un suo ramo. Va bene? Intanto il personaggio che insomma comincia a parlare dal suo corpo arboreo sta già, insomma, mostrando una psiche particolare, una sorta di autocommiserazione un po' insistente, no? Perché la sua reazione è abbastanza ridondante, no? Se la prima frase del verso 33 è forse stata una reazione spontanea, perché mischiante, nei versi successivi, che poi hanno luogo dopo una pausa, perché è una volta che si è macchiato di sangue, per cui chiaramente non sono già una reazione immediata. C'è intanto al verso 35 una frase quasi identica, perché mi scerti, del tutto ridondante, e poi l'accusa attraverso una domanda retorica che Dante non ha pietà. Poi sì, un'informazione importante, noi fummo uomini, un albero che dal suo tronco dice noi siamo stati uomini, ma anche, di nuovo in un modo ridondante, l'accusa che meritano pietà, anche se fossero stati dei serpi, l'avrebbero meritata. Quindi è una lingua piuttosto insistente e piena di autocompassione, che effettivamente poi vedremo è effettivamente presente in questo personaggio. E Dante al verso 40, attraverso una meravigliosa analogia, spiega come uscivano sangue e parole da questo ramo. Verso 40, come d'un stizzo verde carso sia dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì, così, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme. Allora, così come da un tizzo verde, quando mettiamo al fuoco, no? Un ramo verde, che sta ardendo dall'uno dei capi, quindi dall'una delle punte, degli estremi, e dall'altra parte geme e cigola, fa un rumore, no? A causa del vapore che si sta liberando, a causa del caldo che proviene dall'altro estremo. Tutti noi abbiamo fatto questo qualche volta, no? Abbiamo sentito questo soffio di un ramo verde che sta bruciando da uno degli estremi, così,
della scheggia rotta, quindi del ramo rotto, uscivano allo stesso tempo, ma con un verbo al singolare che rende molto più efficace l'immagine, parole sangue, per cui Dante, pauroso da questa situazione inattesa, lascia cadere il ramo che aveva in mano, detto in un modo particolarmente bello e magistrale attraverso questo enjambement, no? Lasciai la cima cadere, e stetti come l'uomo che teme, quindi rimane insomma fermo lì davanti a questa sorpresa che questo non è un albero, ma è il corpo arboreo di un'anima umana. E Virgilio, davanti a questo discorso di autocommiserazione, di richiesta di pietà del personaggio che è dentro l'albero, al verso 46 risponde lui perché si rende conto che Dante è veramente bloccato dalla commozione. Se li avessi potuto credere prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad opera che a me stesso pesa. Allora Virgilio risponde a questo personaggio di cui non conosciamo ancora l'identità: se Dante avesse potuto credere prima a questo fatto, cioè che voi siete in realtà uomini, rispose il mio saggio, dice Dante, o anima ferita, anima lesa, se Dante avesse potuto credere, raccontandoglielo io, quello che ha visto anche nella mia rima. Qui probabilmente Virgilio sta facendo riferimento all'episodio di Polidoro dell'Eneide, un episodio molto noto in cui nelle coste della Tracia, quando Enea sta cercando di cogliere dei rami da un mirto per fare insomma, un omaggio. Da esso tre volte esce sangue da questa pianta finché lo spirito di Polidoro, l'ultimo figlio di Priamo ammazzato da Polinnestore, si fa sentire perché è insepolto sotto quest'albero e appunto racconta la propria storia. E quindi Virgilio in qualche modo sta dicendo: se Dante avesse ricordato bene questo episodio dell'Eneide, avrebbe potuto aspettarsi che venisse fuori del sangue umano da un albero. Allora, se Dante avesse potuto credere prima quello che era raccontato anche se con molte differenze, nell'Eneide, non avrebbe disteso in te la mano, cioè non ti avrebbe mai, insomma, aggredito. Ma il fatto incredibile mi fece, dice Virgilio, indurlo ad un'opera che mi rammarica, che anche a me pesa. Cioè io gli ho detto di cogliere il ramo perché se gliel'avessi raccontato lui non ci avrebbe creduto, ma mi dispiace, insomma. È una risposta, insomma, molto elegante di Virgilio, ma è un po' ipocrita. Perché in realtà non si dice esplicitamente, ma si capisce dopo che Virgilio sapeva che Dante aveva bisogno di parlare con quest'anima e quindi lo invita ad aprire una ferita che permette che escano le parole, perché altrimenti non avrebbe parlato quest'albero. E quindi effettivamente al verso 52 aggiunge: visto che ci siamo, ma digli chi tu fosti, digli chi sei stato, sicché invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornargli lece. Cioè così come risarcimento, come ammenda di questa ferita che ti ha messo, rinfreschi, Dante, la tua fama nel mondo su, nel mondo dei vivi, dove gli è consentito, gli è lecito di tornare. Virgilio, che conosce tutto, sa benissimo che per quest'anima che è dentro l'albero è molto importante rinnovare la sua fama nel mondo. Ed effettivamente quest'anima si lascia tentare fortemente da questa possibilità che gli dà
il fatto che Dante sia vivo. E quindi al verso 55 il tronco, il povero albero, risponde: «Sì, col dolce dir m'adeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi per chi un poco a ragionare mi inveschi». Allora, tu mi adeschi, il verbo adescare è proprio lasciarsi sedurre in un modo potente, no? Perché è un verbo composto con sostantivo esca, no? L'esca sapete che è quello, diciamo, quel pezzettino di carne che si mette nell'amo per tentare i pesci, va bene? Allora, così mi adeschi con le tue dolci parole, cioè con la promessa della fama, che io non posso tacere, dice l'albero, e non vi dispiaccia se io mi... Adesso torniamo un po' su questo verbo mi inveschi, se io resto, diciamo, adesso parafrasiamolo, semplificandolo ferocemente, ma poi torniamo su questo verbo, se io mi metto a ragionare un po' con voi. Questo verbo mi inveschi, anch'esso è molto potente, poi detto da un albero ancora di più, perché vuol dire, è il verbo che si usa per gli insetti che rimangono attaccati agli alberi per via di questa resina che c'è un po' appiccicosa, no? Quindi è come se questo personaggio confessasse che la sua attrazione nei confronti di questa promessa di avere una nuova fama nel mondo, lo lasciasse quasi, diciamo, appiccicato a loro, senza riuscire a frenarsi nella sua volontà di parlarci. E quindi, dopo aver confessato l'importante che è per lui la fama che Dante gli può rinnovare nel mondo, risponde alla domanda di Virgilio, e cioè chi è stato? E qui si presenta il verso 58. Io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e diserrando sì soavi che dal secreto suo quasi ognuno tolsi. Fede portai al glorioso offizio, tanto chi ne perdei li sonni e i polsi. Allora, attraverso questo discorso, anche se il personaggio non ha fatto direttamente il suo nome, Dante e i lettori cui Dante si rivolgeva hanno senz'altro riconosciuto Pier della Vigna, questo cancelliere, uomo di fiducia della corte sveva, un alto funzionario di Federico II di Svevia. Che aveva appunto tutta la sua confidenza, qui detta come segreto suo, adesso riprendiamo la parafrasi dei versi, e che nel 1249 era caduto in disgrazia, era stato portato in carcere in Toscana, accusato di tradimento all'imperatore, e gli erano stati bruciati gli occhi, quindi era stato accecato. Dopodiché si era ammazzato in un modo particolarmente brutale, dandosi colpi di testa contro la pietra del carcere. E quindi Dante, anche per via di una leggendaria disperazione nella quale cadde addirittura lo stesso Federico per questa situazione, sembra di accogliere la versione secondo cui l'accusa di cui Pier della Vigna era stato oggetto era falsa. Lui in realtà non aveva tradito l'imperatore, secondo quello che chiaramente Dante pensa. Poi ci sono state delle indagini posteriori, molto moderne, che non ci interessano qua. Allora, vediamo, torniamo un attimo al verso 58 e vediamo in che modo spettacolare si sta presentando il personaggio. Io sono quello. Intanto vi ricordate che Virgilio gli aveva domandato al passato remoto: dilli chi tu fosti, anche perché lui lì, da quello che vedono Dante e Virgilio, è un albero. Quindi, se c'è una situazione nella quale l'identità del mondo è diversa da quella dell'aldilà, è questa, dove non c'è nemmeno l'aspetto di uomo,
ma è un albero che sta parlando, per cui Virgilio giustamente domanda in passato, chi sei stato? E lui risponde in presente, è talmente forte in lui ancora questo sentimento che lo univa a Federico II che non riesce a rispondere io fui, che metricamente andava anche benissimo, quindi è qualcosa di decisa da Dante questa, Io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico. Allora, chi avevo? Le due chiavi del cuore dell'imperatore, detto con la confidenza che lui si era guadagnato, Federico. Infatti poi vedremo che più avanti nel discorso, quando lui si riferirà all'imperatore, ormai arrabbiato ingiustamente contro di lui, lo chiamerà addirittura Augusto, quindi con il nome dell'imperatore per antonomasia. Invece qua, quando si sta riferendo al suo rapporto ancora di intimità con lui, lo chiama con il nome di battesimo Federico. E poi c'è anche questa immagine delle due chiavi che chiaramente diciamo alludono alle due chiavi di San Pietro. C'è quasi una deificazione di Federico nella metafora che sta usando questo personaggio, che evidentemente di fede molto ferma non ne aveva, visto che si è tolto la vita, che è un atto di disperazione chiaramente, quindi di mancata speranza, e quindi evidentemente lui aveva posto tutto il suo amore in modo esclusivo in Federico, e si vanta di aver girato queste chiavi aprendo e chiudendo così delicatamente, si soave, che aveva escluso quasi tutti gli altri della corte dalla confidenza dell'imperatore, quindi aveva raggiunto un rapporto pressoché esclusivo con lui. E immediatamente dopo aver, dopo essersi presentato attraverso il suo rapporto con l'imperatore, giura di essere stato sempre fedele al suo compito, che è quello che più ci tiene a trasmettere a noi lettori, e cioè rinfrescare la sua fama per lui vuol dire lasciare in chiaro che, nonostante questa accusa che ricevette, per la quale perdette la vista e poi, per colpa sua, come dire adesso, la vita, era un'accusa falsa. E vedete che lui afferma appunto al verso 62: fede portai al glorioso Fizio. Vedete, sono tutte parole del campo semantico della religione, sia fede, che qui sta chiaramente per fedeltà, ma anche glorioso, è la parola con la quale gloria è il primo sostantivo del paradiso, Quindi io fui sempre fedele all'offizio, quindi al compito glorioso che mi era stato assegnato, tanto che ne perdei i sonni e i polsi, cioè fino al punto di perdere il sonno prima e la vita dopo, nominata metonimicamente attraverso i polsi dove batte il sangue. Bene? E adesso al verso 64 inizia Federico con uno stile che ricorda da vicino la sua prosa da cancelliere anche nel mondo. Qui vedo che ci sono anche degli studenti del Joaquin di letteratura medievale che conoscono Pier della Vigna anche come autore, anche come poeta, e Dante evidentemente come scrittore ha voluto rispettare un po' lo stile che lui aveva quando scriveva in vita, e ha messo in bocca dell'albero dove la sua anima è eternamente lo stesso stile. E appunto, seguendo questo stile, dal verso 64 Piero comincia una allegoria per capire la quale io vi rovino un po' insomma la figura, chiarendovi che la meretrice della quale si parla nei versi successivi è l'invidia intesa, come si capirà meglio nel Purgatorio, come una irradiazione funesta
dell'occhio maligno, come un vedere storto il bene altrui, e perciò viene subito associato agli occhi, al verso 65. Allora inizia questa allegoria che userà Piero per raccontare la propria rovina. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e l'infiammati infiammarsi Augusto, che lieti onor tornare in Cristi lutti. Allora l'invidia, prostituta della corte, quindi che mai toglie gli occhi da puttana dall'ospizio di Cesare, quindi dalla corte imperiale, quindi un vizio tipico della corte, morte comune e vizio delle corti, l'invidia infiammò tutti gli animi contro di me. E quindi lui dice, in realtà, siccome io avevo questa confidenza quasi esclusiva con l'imperatore, tutti gli altri per invidia cominciarono a parlare di me e mi accusarono ingiustamente, e questi animi infiammati dall'invidia infiammarono così l'imperatore Federico, qui chiamato Augusto, così tanto che i lieti onori, gli onori lieti che io avevo della sua fiducia, diventarono tristi lutti, dolori. Va bene? Vedete che, perciò io vi dicevo che il Dante scrittore, quando scrisse "Credio che i credette che io credesse", sta in qualche modo imitando lo stile di Piero, che usa ben tre volte il verbo infiammare, tra il verso 67 e 68. Quindi qui racconta appunto come fu accusato ingiustamente da personaggi mossi dall'invidia. Bene? E qui una terzina davvero di una magistralità sconvolgente, sulla quale si potrebbe scrivere un intero saggio di psicologia. Perché qua, nel raccontare come lui diede morte a se stesso, vedete che cosa fa quest'animo tortuoso di Pier della Vigna. Verso 70. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Allora, il mio animo, per un gusto disdegnoso, cioè per una sorte di piacere nello sdegnare coloro che mi avevano accusato ingiustamente, credendo che con la mia morte potevo fuggire dal disdegno altrui, quasi vendicandomi, come dice. Per cui quasi con un gesto di piacere e di sdegno nei confronti dei suoi accusatori, allora l'animo mio ingiusto fece me contra me che ero giusto. Quindi l'animo mio diventò ingiusto contro me stesso, che fino al momento ero dalla parte del bene, ero giusto, e invece uccidendomi diventai ingiusto perché feci violenza contro me stesso. Non so se è chiara questa parafrasi che sto facendo, è una terzina molto contorta, come sono contorti non a caso i membri arborei di questi personaggi che infrangono, hanno infranto l'amore naturale per se stessi, rendendosi in questo caso di Piero colpevoli, mentre prima non erano dalla parte del torto. Va bene? Quindi perdendo la propria vita nel mondo, come aveva detto Virgilio,
che in questo secondo girone del settimo cerchio Dante avrebbe visto quelli che privano sé del vostro mondo, quindi che si privano del mondo dei vivi, ma soprattutto, soprattutto dannandosi per l'eternità. E nel caso, insomma, del contrapasso, credo sia abbastanza semplice notare che chi ha mosso la propria mano contro la propria vita è privato dal movimento che è comune a tutti gli animali e quindi ormai non può muoversi come sono appunto i corpi vegetali, vero? Che sono chiaramente, che appartengono a uno strato inferiore del creato rispetto agli animali. Non mi sembra casuale in questo senso che proprio il canto precedente sia così dinamicamente popolato da mostri aventi parti di animali, no? Quali il minotauro e i centauri, vero? Invece questi corpi, se non altro, sono immobili e non possono nemmeno parlare se qualcuno non li ferisce, e quindi in realtà parlano solo per lamentarsi. Spegnete i microfoni, per favore. Grazie. Allora, dopo aver detto questo, al verso 73, di nuovo quest'anima, che come notavamo all'inizio è abbastanza ridondante per quel che riguarda ciò che ci tiene a sottolineare, di nuovo giura che è stato fedele all'imperatore e questa volta in un modo davvero struggente, giura per il suo corpo arboreo. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor che fu d'onor sì degno. Allora, invece di giurare, no, uno giura per quello che più ama, e questo sembra, diciamo, un altro contrappasso che si aggiunge a quello corporeo, che è psichico, cioè loro che hanno aggredito con violenza il proprio corpo umano, nobile perché fatto a immagine e somiglianza del Signore, adesso amano il loro corpo arboreo. Perciò questo giura per le nuove radici di questo albero, giura che mai ruppe fede, quindi interruppe la fedeltà al proprio Signore che fu così degno di onore. E quindi al verso 76 aggiunge: e se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancora del colpo che invidia le diede. Cioè, se qualcuno di voi, come ha detto Virgilio, tenete presente che non avendo un corpo apparentemente umano, quest'albero non vede Dante e Virgilio, non sa, insomma, chi sono, con chi sta parlando, quindi dice: se qualcuno di voi torna nel mondo, conforti, cioè fortifichi la mia memoria che ancora giace, e quindi ancora postrata dal colpo che le diede l'invidia, che solo qua si chiarisce che è la meretrice di cui ha parlato tanti versi prima, e quindi chiede appunto qualcosa che Dante sta effettivamente facendo nel libro, che è recuperare la memoria della fedeltà di questo personaggio. E quindi al verso 79, un poco attese, e poi da che si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace, cioè attesi un po', cioè Pier della Vigna non parlò per un po', e quindi Virgilio dice a Dante: visto che tace, non perdere tempo, quindi continua a parlare, parlagli e domandagli qualcos'altro se vuoi sapere, se ti fa piacere. È sottinteso da questa fretta di Virgilio che una volta la ferita si cicatrizzerà, l'albero non potrà più parlare, perciò dice a Dante: prima che si chiuda la ferita, domandagli qualcos'altro se vuoi sapere, no? E quindi capiamo a poco che
queste anime possono esprimersi solo attraverso le ferite. E qua, al verso 82, succede, come vi anticipavo prima, un unicum in tutto il suo viaggio, è la sola volta che Dante è talmente colpito da quello che sta vedendo e sentendo che non riesce a parlare e chiede a Virgilio che lo faccia per lui. Quindi al verso 82 un Dio a lui domanda tu ancora di quel che credi che a me satisfaccia, chi non potrei, tanta pietà, ma ancora. Quindi domandagli tu qualcosa di quello che credi che per me sia soddisfacente, già che io non potrei parlare, tanta pietà mi angoscia. E quindi perciò vi dicevo che visto che questo succede solo qua nel viaggio, forse appoggia questa ipotesi secondo cui Dante ha voluto suggerire che anche lui è stato tentato durante la crisi che simboleggia la sua selva oscura dall'idea del suicidio. Visto che siamo quasi a metà del canto, anzi abbiamo sorpassato un pochino la metà del canto e che qui comincia un altro episodio, anche se c'è sempre Pier della Vigna, ma inizia un altro discorso, approfittiamo per fare la pausa, 5 minuti come facciamo di solito, in cui mi leggo le vostre domande sulla chat e poi cerco di rispondere. Grazie. La circolazione della commedia. Tra chi si diffondevano le opere di Dante, quanti dei suoi contemporanei potevano leggerlo. Dunque, intanto non parliamo delle opere di Dante al plurale, perché è solo la commedia che ebbe una grande diffusione presso i contemporanei di Dante e nelle generazioni immediatamente successive. Le altre opere ci misero molto più tempo a circolare. Beh, la Vita Nuova un po' circolava e circolavano alcune delle rime, insomma, sciolte in Italia, ma il grande boom, la straordinaria diffusione per un periodo precedente la stampa fu solo del poema sacro. Quanti potevano leggerlo? Pochissime persone, però era un periodo in cui la circolazione era in gran misura orale. Abbiamo testimonianze dalle prime biografie e cronache dell'epoca che molta gente sapeva a memoria molti episodi della commedia, c'erano addirittura graffiti, c'era gente che musicava e che cantava, quindi ebbe una circolazione che eccedeva il poco pubblico alfabetizzato dell'epoca. Poi qualcuno ha risposto a questo dicendo che Boccaccio è stato il primo a studiarlo e diffonderlo. Beh, Boccaccio, insomma, è uno dei primi commentatori della commedia tra i figli dello stesso Dante. Non arrivò a finire il suo commento nemmeno dell'Inferno perché morì prima. E fu il primo a tenere la lettura d'Antis, insomma, le letture pubbliche della commedia. Però non è il primo che diffuse Dante, eh? La commedia si diffuse moltissimo attraverso molti canali. Ecco, qualcuno mi domanda, mi dice che dalla reazione davanti alla perdita di fiducia di Federico sembrerebbe sia l'impressione che fossero amanti. Non credo, cioè storicamente non lo so, non ho studiato la situazione storica, ma non credo che nel testo ci siano veri appigli per questo. La disperazione sembrerebbe di essere quella dell'uomo politico accusato di infedeltà verso qualcuno che rispetta e ama, ma non credo che sia necessario pensare a un rapporto proprio di amanti tra di loro. Non mi sembra almeno, e da quel che arrivano le mie conoscenze della critica su questo canto, nessuno ha avanzato quest'ipotesi né c'è nella
nella tradizione dei commenti, per cui mi sembra un po' azzardato abbracciare questa sensazione. Bene, allora, visto che non ci sono più dubbi, andiamo avanti al verso 85. Vi ricordate l'ultimo che abbiamo letto? È la richiesta di Dante a Virgilio che domandi lui, visto che lui è talmente accorato che non potrebbe farlo. E quindi al verso 85, perciò ricominciò. Se l'uom ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi, se alcuna mai da tai membra si spiega. Allora, Virgilio quindi domanda all'albero, con questo sé desiderativo, così difficilmente traducibile, cioè in nome che ti si faccia liberamente, quindi di buon grado, anche senza bisogno di ricordare la tua richiesta, quello che le tue parole pregano, e cioè che Dante volentieri rinnovi la tua fama nel mondo, o spirito incarcerato nell'albero, ti piace ancora di dirci com'è che si unisce l'anima in questi nodi arborei, che è chiaramente qualcosa di strano, no? Che anziché un corpo apparente umano ci sia una pianta. E dici, aggiunge Virgilio, se puoi, se qualche volta qualche anima di queste si separa da queste membra arboree. E quindi come si unisce e se eventualmente si separano. Perché domanda questo Virgilio? Perché non essendoci un corpo umano apparente, hai il dubbio se eccezionalmente questi violenti contro se stessi possano recuperare il corpo come tutte le altre anime o no? E al verso 91, dunque, allor soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce, cioè fa un rumore forte di vento prima di far uscire parole il tronco e poi quel vento diventò questa voce, due punti. Verso 93, brievemente sarà risposto a voi, cioè ve lo dirò brevemente. Quando si parte l'anima feroce dal corpo, della stessa se disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cioè, quando si divide l'anima che è stata feroce, crudele, dal corpo dal quale lei stessa si è separata, Minos, vi ricordate questo custode, diciamo, che c'è nel secondo cerchio, con la coda si torce sette volte e quindi manda l'anima al settimo cerchio. Cade in la selva e non le parte scelta, cioè cade in mezzo a questo bosco senza una parte che sia stata scelta precedentemente, quindi in un luogo apparentemente casuale. Ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come grandi spenta. Cioè, non cade, diciamo, in una parte scelta, bensì laddove la balestra, quindi la lancia, la fortuna, lì comincia a crescere, germoglia come un seme di spenta, di erbaccia, di quest'erba che cresce da sola. Surge in vermena in pianta silvestra, si alza come una pianta di vermena in una pianta selvaggia, l'arpie pascendo poi delle sue foglie fanno dolore al dolor fenestra. Ecco che qui si spiega che le arpie sono quelle che mangiando dalle foglie degli alberi, che perciò non hanno foglie, perché le foglie sono l'alimento delle arpie,
fanno dolore, quindi il contrappasso non è solo quello di avere un corpo arboreo, bensì di sentire il dolore di ogni volta che le arpie mangiano dalle foglie del proprio albero delle ferite, eh? E fanno dolore e fenestra al dolore, finestra al dolore, per cui aprono anche la possibilità di lanciare lamenti, che chiaramente sono quelli che Dante aveva sentito prima, senza vedere chi li faceva. E quindi finestra, espressione appunto del dolore che passa attraverso la stessa ferita che fa male. Quindi qui finora ha risposto l'anima alla prima domanda di Virgilio, cioè come si uniscono anima umana e corpo vegetale. E adesso passerà a rispondere alla seconda domanda, al verso 103. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però che alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò come si toglie. Cioè, come il resto delle anime, andremo al monte di Josafat a prenderci le nostre spoglie, cioè i nostri corpi lasciati in terra. Ma non perciò, per il fatto di andarci, qualcuno di voi se ne rivesta. Quindi non è che rivestiremo le nostre anime con i nostri corpi, come invece faranno tutti gli altri, già che non è giusto avere quello che uno stesso si è tolto. E quindi vedete che in questo caso il contrappasso va oltre il giudizio originale, scusate, il giudizio finale, perché queste anime non si uniranno mai più con i corpi, come invece faranno tutte le anime dei dannati e ovviamente dei salvati che avranno la resurrezione dei corpi. E spiega al verso 106 che cosa accadrà con i corpi che loro si andranno a prendere. Qui le trascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al ton dell'ombra sua molesta. Allora, trascineremo qua le nostre spoglie e per tutta la selva triste, mesta, i nostri corpi saranno appesi, ognuno all'albero della propria anima che è stata molesta, cioè ostile, aggressiva al corpo. E quindi lì, diciamo, attraverso questi versi noi possiamo vedere l'aspetto terrificante che avrà questo bosco dopo il giudizio finale. Sarà ogni corpo sarà appeso al proprio albero e quindi non si uniranno mai più corpo e anima che il suicida ha deciso di separare, eh? E questo, diciamo, per il lettore medievale effettivamente era un paesaggio in questo modo profetico, diciamo, fattogli vedere che rassomiglia molto i boschi dell'Italia di Dante, dove il suicidio, era piuttosto comune e si sceglieva soprattutto quello di appendersi dagli alberi. E quindi al verso 109, sono finite le parole di Piero. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, chiode le vesti e le frasche stormire. Cioè io e Virgilio, dice Dante, stavamo ancora facendo attenzione al tronco, credendo che ci volesse dire qualcos'altro, quando fummo sorpresi da un rumore, nello stesso modo in cui quello che sta cacciando ed è alla sua posta, nel suo posto di caccia, e sente venire il porco, il cinghiale, attraverso il suono che fanno le bestie, cioè i cani da caccia, e le frasche stormire, quindi il suono che fanno i rami, essendo insomma, battuti dalla persecuzione delle cagne al cinghiale. Quindi Dante sente un rumore di rami
di animali che corrono e sposta l'attenzione da Pier della Vigna verso questi che vengono e che fanno appunto questo rumore. E al verso 115, ed ecco due dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompieno ogni rosta. Ed ecco due, cioè questo rumore che lui sente come di una caccia, è provocato da due personaggi nuovi che compaiono, che corrono e che, se noi ricordiamo il discorso di Virgilio riportato da Dante nell'undicesimo, devono essere per forza gli scialacquatori, quelli che fecero, cioè, violenza contro se stessi nelle cose anziché nella propria persona, coloro che disitarono i propri beni con seguendo una spinta autodistruttiva. Allora, ed ecco due dalla sinistra costa, cioè dalla parte sinistra, nudi e graffiati, cioè adesso vedremo perché, fuggendo con una tale forza che rompevano ogni ostacolo, cioè ogni ramo della selva. Ecco, scusate, c'è qualcuno che vedo con il nome di Valeria qua. Potresti spegnere, Valeria, per favore, il tuo microfono? Perché c'è rumore di ambiente. Scusate, sto cercando di farlo io, ma evidentemente non mi dà retta. Non so perché non ci riesco. Neppure ci riesco io, Claudia, eh. Sta succedendo qualcosa di strano, perché di Sì. solito ce la facciamo. Allora, Valeria, se stai sentendo, puoi spegnere il tuo microfono, per favore? No, mi sa che non sto sentendo. Vabbè, pazienza. Allora, continuiamo. Allora, al verso 118, questi due, quel dinanzi, ora corri, accorri morte, e l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: l'anno, sì, non furono accorte le gambe tue alle giostre dal toppo. Allora, uno che correva davanti, gridava: vieni, vieni, morte, quindi chiama la seconda morte, come aveva detto Virgilio. Vi ricordate nel primo canto dell'Inferno, quando aveva proposto a Dante per la prima volta il viaggio, gli aveva detto che Dante avrebbe visto le anime di quelli che chiamano la seconda morte. Ecco uno che sta chiamando la morte, e l'altro, che andava molto veloce, come se avesse la sensazione che stava mettendoci troppo, gridava, e gridava una cosa che prende in giro l'altro, no? E gli dice: l'ano, le tue gambe non furono così veloci nelle giostre dal toppo. Bene, allora, questo lano, secondo i commentatori antichi, che ci aiutano sempre a identificare i personaggi, di cui non sapremmo mai chi sono, altrimenti, è un tale Ercolano di Ricolto Macculi, che era un senese molto ricco, che aveva dissipato tutta la sua fortuna e che, essendo stato vittima insieme a dei compagni di un'imboscata da parte di alcuni aretini alle Pieve del Toppo, appunto, che viene nominata qua, si lasciò ammazzare. Era pieno di debiti, evidentemente contratti nella sua dissipazione, e non fuggì velocemente dai suoi nemici. Quindi è un personaggio interessante perché permette di cogliere la contiguità che c'è tra la scialacquatura, il scialacco, e lo scialacco è il suicidio. E quindi, dopo aver dissipato tutta la fortuna, si lascia ammazzare. Quindi l'altro, la cui identità conosceremo dopo, anche in quel caso in modo fortuito, nominato da un altro personaggio, lo prende in giro
E la parola giostre, che chiaramente è una parola che riguarda un evento ludico, è effettivamente sarcastico perché era un'imboscata, ecco, non era un gioco. E al verso 122, poiché forse gli fallì alla lena, disse ad un cespuglio fece un groppo. Allora, quello che gridava all'ano, forse dice Dante perché aveva il fiatore, non ce la faceva più, fece un groppo, quindi si nascose unendosi a un cespuglio. Chiaramente un cespuglio, noi sappiamo ormai, è un suicida, cioè è un albero, in questo caso un cespuglio piccolo, per cui probabilmente morto da poco tempo, non era ancora molto cresciuto quest'albero. Questo cespuglio, oltre ad essere l'anima di uno che si è tolto la vita, riceve questo scialacquatore che si afferra a lui per proteggersi. Bene? Da cosa? Adesso capiamo, al verso 124. Di dietro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti, come venti gli uscissero di catena. Cioè dietro di loro, dietro questo lano e quest'altro che si è fatto un nodo con un cespuglio, venivano correndo delle cagne nere, bramose, insomma, che correvano così forti come veltri, come cani da caccia che fossero appena scatenati, quindi sciolti da una catena. E al verso 127, in quel che si appiattò miserli denti e quel dilaceraro a brano, poi s'emportar quelle membra dolenti. Cioè misero le cagne, i denti, in quello che diventò piatto, quindi che si era piatto, contro il cespuglio, lo dilacerarono a brano, quindi lo sbranarono, e poi si portarono in bocca le cagne, le membra dolenti, quindi dello strazio che avevano fatto. Dante evidentemente è sconvolto da questo, per cui Virgilio al verso 130 lo prende per mano, presemi allor la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. Allora il mio maestro mi prese per mano e mi portò davanti a questo cespuglio che piangeva per le ferite che piangevano a vuoto, senza scopo. Quindi il cespuglio con il quale si era protetto questo personaggio, la cui identità ancora non conosciamo, piangeva perché questo, proteggendosi da lui, evidentemente attaccato dalle cagne, aveva perso sangue, era stato ferito. E diceva il cespuglio, quindi Virgilio approfitta che ci sono delle ferite e che quindi può conoscere l'identità di qualche altro suicida. E perciò porta Dante dalla mano perché possa parlare con questo cespuglio che è stato ferito dalle cagne. Al verso 133, o Jacopo dicea da Sant'Andrea, che t'è giovato di mi fare schermo, che colpo io della tua vita rea? Allora così, diciamo casualmente, come abbiamo saputo chi era il primo personaggio, questo Erculano, no? Lano. Adesso da quello che dice il cespuglio sappiamo chi è quell'altro che correva prima dei due che Dante ha sentito. Jacopo di Sant'Andrea era appunto un senese ricchissimo Sant'Andrea è un posto vicino a Padova invece. Molto ricco, che aveva dissipato tutta la fortuna della madre, era anche lui un funzionario della corte di Federico II, come Pier della Vigna, ed era stato assassinato nel 1239, quindi un altro personaggio che era morto per violenza, quindi è suggerito
ancora una volta che la dissipazione porta a una morte violenta o dalla propria mano o da mano di altri, di cui raccontano i cronisti che era talmente sciallacquatore che, avendo moltissimi soldi, quando invitava ad una, degli amici ad una festa nella sua villa, per indicare loro la strada, incendiava tutti i casali della strada perché il fuoco facesse vedere, insomma, da dove dovevano prendere. Quindi come modo, no? Come indicazione stradale, distruggeva. Allora il povero cespuglio si lamenta, gli dice che di che ti è servito farti schermo con me, cioè proteggerti da me, come dicendo tanto le cagne ti hanno comunque dilaniato, che colpa ho io della tua vita colpevole? E quindi al verso 136 Dante evidentemente sente questo lamento del cespuglio man mano che si sta avvicinando. Quando il maestro fu sovresso fermo, quindi quando il maestro si fermò davanti a lui, cioè Virgilio, disse, il maestro domanda al cespuglio, chi fosti che per tante punte soffi col sangue doloroso sermo? Cioè chi sei stato, di nuovo così come aveva domandato a Pier della Vigna, tu che attraverso tante ferite soffi un discorso doloroso macchiato di sangue? E qua questo quest'anima prima di dire chi è, che comunque lo dirà eufemisticamente come vedremo, quindi non sappiamo chi è questo suicida, prima di dirlo fa una richiesta a Dante Virgilio ed egli a noi: o anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto che alle mie fronde si da me disgiunte, raccoglietele al piede del tristo cesto. Ecco, così come Pier della Vigna aveva giurato per le nuove radici di quel legno in cui è richiuso, che è passaggio che vi avevo fatto notare come un amore verso il proprio corpo arboreo che sembra di contrapporsi alla violenza che hanno fatto loro contro il proprio corpo umano, anche questo dimostra affetto nei confronti del proprio corpo di arbusto, di arbuscello, e dice a Dante Virgilio, o anime che siete arrivati a vedere lo strazio indecoroso che ha separato da me le mie fronde, raccoglietele al piede del mio tristo arbuscello. Quindi chiede a Dante Virgilio di raccogliere i rami che gli sono rimasti sparsi e metterli vicino al proprio tronco, no? Al proprio albero. Dopodiché si presenta, io fui della città che nel Battista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. Allora, lui non dice il proprio nome, ma dice di essere fiorentino. Allora, io fui della città che cambiò il suo primo padrone, che era Marte, fondatore della città, il dio pagano della guerra, lo cambiò nel Battista, in San Giovanni Battista, che è il padrono invece cristiano della città. È possibile, visto che adesso quando finiamo di leggere il canto ci torniamo un attimo, ma è probabile che l'anonimato di questo personaggio, il fatto che non dica il proprio nome né dia insomma dei dati che permettono di identificarlo, sia volontà di Dante per colpevolizzare la propria città di tanti suicidi che stanno accadendo. E siccome il Battista era l'immagine stampata sul fiorino d'oro
moneta di grande importanza nell'Europa dell'epoca, contro la quale Dante si scaglia, lo leggeremo insomma tra qualche canto, nel canto 19 si parla appunto del Battista per antonomasia, per il fiorino d'oro, e quindi rappresentando la società mercantile che ha soppiantato la cultura antica, quella Firenze sobria e pudica di cui parlerà Cacciaguida nel Paradiso, non a caso nel cielo di Marte, e quindi l'antico protettore della città potrebbe stare a simboleggiare il carattere sobrio e guerriero della città antica, e il Battista la società mercantilistica che Dante detesta, in cui si è trasformata Firenze. Ecco quello che aggiunge questo anonimo suicida fiorentino, è che fu di questa città che, siccome cambiò il suo protettore Marte, facendo diventare padrone il Battista, per questo Marte, dio della guerra, la rende triste sempre con la sua arte, proprio con la guerra, come se Marte fosse offeso di questo tradimento di Firenze, che non ce l'ha più come padrone. E aggiunge al verso 146: e se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarono sopra il cener che d'Attila rimase avrebbero fatto lavorare in Darno. Allora, se non fosse che sul Ponte Vecchio, in un passaggio dell'Arno, ancora rimane qualche vista di lui, cioè di Marte, c'era sul Ponte Vecchio all'epoca di Dante, poi uno dei soliti alluvioni di Firenze nel 1333, la portò via, c'era un'estate equestre di cui era rimasta solo una piccola parte, che in realtà era un re germanico, non era Marte, ma che tutti i contemporanei di Dante, chiaramente Dante compreso, pensavano fosse del dio Marte, antico padrone della città. Allora, che sta dicendo questo suicida fiorentino? Prima ha detto, siccome Marte perse, diciamo, questo potere della città, che aveva cambiato il suo padrone per il Battista, per vendicarsi la fa sempre soffrire, fa soffrire Firenze con le guerre intestine. E se non fosse che almeno qualche parte della sua statua è rimasta sul Ponte Vecchio, sull'Arno, quei cittadini che rifondarono la città sopra le ceneri che erano rimaste dopo la distruzione che ne fece Attila, vi ricordate che abbiamo parlato di Attila nel canto scorso, perché è sommerso dentro il fiume di sangue, avrebbero lavorato a vuoto in Darno, e cioè le guerre l'avrebbero distrutta totalmente di nuovo, perché Marte in qualche modo prende consolazione dal fatto che qualche vista della sua statua c'è ancora a Firenze, altrimenti l'avrebbe già distrutta. Allora, questo suicida finora non ha detto il suo nome, non ha parlato del proprio peccato, ma ha parlato abbastanza lungo, ben 3/3 di Firenze, il che è significativo, è significativo della responsabilità sociale che Dante vede appunto nei peccati dei singoli. E solo all'ultimo verso, al verso 151, molto brevemente si riferisce al suo proprio peccato. Io fei gibetto a me delle mie case, cioè io mi appiccai, mi impiccai nelle mie case, nelle mie case, cioè ho fatto un patibolo della mia casa che era a Firenze.
Allora, vedo, prima di rileggere il canto, vedo che sulla chat c'è qualcosa. Qualcuno mi domanda, anime appese sono i famosi scuoiati che si vedono nelle scene del giudizio universale? Beh, non credo, non credo. Piuttosto la critica ha sempre associato questa immagine all'immagine di Giuda Scariotto, che si toglie la vita appunto appeso a un albero. No? Perché questi si tolsero la vita loro, non sono i giudicati, da Dio. Non so se era questa la domanda. Allora, se non avete altri dubbi o commenti, vi lascio qualche secondo per, esprimere qualcosa. Potete farlo anche, usando il microfono per fare in modo più veloce. Siete tristi, è un canto triste questo, no? Bellissimo, ma triste. Allora, lo rileggiamo tutto da capo. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da ne un sentiero era segnato. Ma scusate? Ah, qualcuno sta domandando qual è il contrappasso degli scialacquatori. In che cosa consiste? Chiaramente sono sbranati in continuazione da queste cagne, riproducono un topico che è quello della caccia infernale, molto presente nella letteratura medievale umanistica. Jacopo Passavanti ha un racconto su questo, anche Boccaccio riprende l'episodio dantesco in una novella molto famosa che ha anche dipinto Botticelli. Il contrappasso sembra quello della distruzione di loro stessi quando loro, per distruggere se stessi, hanno distrutto le proprie cose, vero? Qualcuno mi domanda. Chi si pensa che sia suicida anonimo? Non ci sono ipotesi, perché non ci sono dati. Non ci sono dati. Lui dice solo di essersi impiccato a casa sua, di essere fiorentino. Possiamo desumere, visto che è ancora un cespuglio, che lo ha fatto pochi anni prima che Dante percorresse l'inferno. Ma non si hanno dati, è uno dei casi in cui veramente sembra volontà di Dante che non lo sappiamo, appunto per includere in questo personaggio tutti i suicidi che secondo i commentatori antichi c'erano a Firenze all'epoca, in conseguenza di tutta questa crisi sociale e morale che Dante attribuisce alla propria città in tante occasioni, nella commedia e nelle opere minori. Bene, allora adesso sì, leggiamo e poi ci salutiamo fino alla settimana prossima, che sarà la nostra ultima riunione di questa prima parte dell'anno. Io mi sono sbagliata la settimana scorsa a proposito di una domanda che qualcuno ha fatto sui fiumi infernali. Avevo detto che dopo le vacanze avremmo letto il canto dove si spiega questa cosa, perché avevo fatto male il conto. Ma il 14° lo leggiamo la settimana prossima e poi ci rivediamo la prima settimana di agosto. Ci sono altre domande intanto? Sì, c'è un contrappasso, chiaramente c'è un contrappasso che è quello dopo il giudizio finale, che è quello di non recuperare più il corpo, il che sembra di essere solo dei suicidi, non degli scialacquatori. Ma intanto certamente c'è un contrappasso in tutto questo tempo che ci sarà finché non arriva il giudizio finale, che è quello, nel caso dei suicidi, di essere piante, nel caso degli scialacquatori, di essere perseguitati e sbranati in continuazione dalle cagne. Allora, non era ancora di là, un'altra chat, scusate. Che facevano gli uomini nudi e le cagne,
in questo cerchio. Gli uomini nudi sono gli scialacquatori, sono i condannati, che sono nudi e graffiati, graffiati appunto dalle cagne. Le cagne sono parte della punizione, sono parte, sono, diciamo, animali al servizio della giustizia divina, come i diavoli in altri posti, come il cancerbero per i golosi. Va bene? Un'altra chat? Ecco, questa scena, qualcuno domanda appunto, mi manca una parte della domanda, ma dice questa scena in Nastagio degli Onesti, sì, appunto, quando ho detto, in una novella di Boccaccio molto famosa, è appunto la novella di Nastagio degli Onesti, che riprende puntualmente molte cose di questo episodio e che è molto interessante perché ormai vede la storia da una prospettiva ormai umanista e quindi umanistica. È molto molto bella quella novella ed è molto interessante analizzare che fa Boccaccio con la fonte dantesca. Claudia, scusa, sono Regina. Sì. Non è che Pier de la Vigne si è suicidato buttandosi da una delle torri di San Miniato al Monte? Io avevo una guida di turismo ci aveva spiegato quello, che era, si era buttato dalla cima di una delle torri di San Miniato. Intanto ci sono diverse versioni su dove era stato incarcerato, se a Pisa, se a San Miniato, non si sa esattamente. Ma la versione che conosce Dante, che era quella che si conosceva all'epoca, che noi possiamo ricostruire grazie ai commenti antichi, è che si era suicidato dandosi testate contro il muro del carcere, il che veramente a me ha sempre stupito, perché non pensavo fosse possibile ammazzarsi in questo modo, no? Perché sembrerebbe quasi contro un istinto di sopravvivenza dare testate così forti. Però è la leggenda almeno che condivideva Dante. Comunque, prego, avete notato che nel canto quello non ha rilevanza, no? Lui no. Quello che nota è che è stato giusto, ingiusto contro sé, che è stato giusto, e credo sia appunto la cosa più interessante dell'episodio. La psiche contorta di colui che, centrando totalmente l'attenzione della vita in qualcosa di immanente, come era Federico, il suo rapporto con lui, perde la dimensione trascendente dell'eterno e senza speranza nella salvezza si danneggia per sempre attraverso il gesto di ingiustizia, vero? Perché lui, se avesse sopportato l'infamia, la cecità, eccetera, senza ammazzarsi, probabilmente sarebbe in paradiso o in purgatorio, ma sarebbe comunque salvo. Perché sembra che almeno Dante non gli stia attribuendo alcuna colpa oltre a quella del suicidio, vero? Apro un attimo la chat. Certo, Dante fa capire chiaramente che è innocente di tradimento, è colpevole di suicidio, per cui è dannato per suicidio. Ma se lui fosse stato un traditore, sarebbe nel nono cerchio, perché i personaggi che si sono macchiati di più di una colpa vanno a finire nel cerchio più grave. E quindi chiaramente Dante accoglie volentieri questa richiesta di Piero di difendere la sua posizione e di dire la sua versione. Se lui gli dà voce nella commedia è perché chiaramente ci crede che lui sia innocente. E perciò è stato appunto suggerito un parallelismo tra questi suicidi e l'atteggiamento di Dante, perché anche Dante è stato esiliato, accusato ingiustamente di un misfatto politico. Per cui è possibile che abbia come scrittore voluto costruire un'altra selva proprio per i suicidi, per suggerire un'analogia con la propria selva oscura, con la propria crisi.
perché il personaggio di Pier della Vigna ha dei tratti biografici in comune con Dante, che da un giorno all'altro perse il prestigio, l'amore dei concittadini, eccetera. Va bene? Grazie, qualcuno di voi mi ringrazia, ma io ringrazio voi dell'attenzione, e semmai voi dovete ringraziare Dante di queste pagine ineffabili, ineffabili che continua a regalarci da tanto tempo. Allora, rileggiamo il canto e poi ci salutiamo. Non era ancor di l'anesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da neon sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco. Non ansi, aspri sterpi, né sì folti, quelle fiere selvagge che in odio hanno tra ceci né corneto i luoghi ponti. Quivi le brutte arpie l'orni di fanno, che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, si vederai cose che torrien fede al mio sermone. Io sentia ad ogni parte trarre guai, e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credi io che i credette ch'io credesse, che tanti voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta ad una d'este piante, di pensier c'hai si faranno tutti monchi. Allora porsi una mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno, e il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fummo e ol siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia, dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta uscive insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme. Se li avesse potuto creder prima, rispose il sapio mio, anima lesa ciò che ha veduto pur con la mia rima, non avrebbe in te la man distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurla ad ombra che a me stessa pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rifreschi nel mondo su, dove tornare lece. E il tronco, sì col dolce dir madeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi per chi un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi serrando e diserrando si soavi che dal segreto suo quasi ognun tolsi. Fede portai al glorioso offizio, tanto chi ne perdei i sonni e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti e gli infiammati infiammarsi Augusto, i lieti onor tornare in tristi. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir, fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo, che invidia le viene. Un poco attese, e poi da che il si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda il tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia, chi non potrei,
tanta pietà, ma ancora. Perciò ricomincio. Se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi, s'alcuna mai di tai membre si spiega. Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento in tua tal voce. Brievemente sarà risposto a fui. Quando si parta l'anima feroce del corpo, della stessa se disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selve non le parte scelta, ma là dove fortuna è la balestra, qui vi germoglia come grandi spelta. Surge in vermena in pianta silvestra, l'arpie facendo poi delle sue foglie fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre sfoglie, ma non però che alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò con si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuna al fondo dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similemente a colui che venire sente il corpo alla caccia alla sua posta, code le vesti e le frasche stormire. Ed ecco due, dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi ora corre a cuori morte, e l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: «Lano, sì non furo accorte le gambe tue alle giostre dal troppo». E poi che forse gli fallia la lena, disse d'un cespuglio fece un groppo. Di rietro allora era la selva piena di nere cagni, bramose e correnti, come ventri gli uscisser di catena. In quel che s'appiattò miser gli denti, e quel di laceraro a brano, poi sem portar quelle membra dolenti. Presemi allora la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. O Jacopo dicea da Sant'Andrea, che te giovato di me fare schermo, che colpa ho io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo, disse: chi foste che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi: o anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, che alle mie fronde sì da me disgiunte, raccoglietele al piede del tristo cesto. I fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà triste. E se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadin che poi la rifondarono sovra il cenere che d'atti la rimase, avrebbero fatto lavorare in danno i fei Gibetto a me delle mie case. Grazie, ci vediamo giovedì prossimo. Arrivederci. Grazie, Claudia.